il buco. Guarda qua. Sto preparando gli ingredienti per fare una buonissima lasagna cremosa a base di zucchine, ma tre ingredienti, è proprio facilissima. Facciamo tutto in una pentola, senza sporcare altro, a parte la pirofila. Una lasagna buonissima. Ingredienti, zucchine. Non ve li dico tutti, tanto ce li dimentichiamo sicuramente subito. Faccio una dose per questa pirofila qui, misura classica, sarà 27-30 cm per 25 circa, per 6 persone che mangiano normale o per 4 se mangiano tanto, dipende dalla bocca. Grattugiare le zucchine. Uso la stessa grattugia che ho grattugiato il formaggio, però dalla parte con i buchi grossi. Lasciate davanti, basta che la lavate, e lasciate anche lì dietro, così quando arrivate in fondo la tenete da qua. Non si butta via niente, grattugiate tutto. Se lasciate il picciolo, come si chiama, il birillo qua in fondo, riuscite a tenere la zucchina fino alla fine e non si butta via niente. E tre. Un po' di olio nella pentola, olio extravergine, oppure anche il burro va molto bene con le zucchine. E ci metto dentro le mie zucchine. Ci aggiungo anche una cipollina piccolina, fresca, grattugiata, per dare un po' di sapore. Se volete potete metterci anche uno spicchio di aglio, sempre grattugiato, a piacere. Se usate una cipolla fresca, il gambo e le foglie sono ottime, quindi mica le dobbiamo buttare. Le tagliamo giù con il coltello sottilmente e aggiungiamo anche esse alle zucchine. Le foglie della cipolla danno un aroma molto particolare, molto intenso a queste ricette. Chi ha piacere potrà aggiungere in questa fase anche dei cubetti di pancetta affumicata o di speck o di guanciale, quello che più vi piace. Ci spenno un po' di timo fresco, va bene anche per esempio un po' di prezzemolo, oppure della salvia, sta molto bene anche, della salvia fresca. Il sale dopo, perché se lo mettiamo adesso gli roviniamo il colore, gli facciamo fare un mucchio di acqua e quindi gli roviniamo anche il sapore. Pepe nero. Macinato fresco abbondante e fuoco forte per 3-4 minuti. Dopo 3 minuti, 4, la zucchina sarà ancora bella verdina, importante, non deve essere cotta completamente, avrà fatto un pochino di acqua, ma sarà cotta abbastanza perché tanto poi cuoce in forno, la tiriamo via dal fornello. Adesso facciamo la famosissima besciamella furba del canale YouTube di Rapanello. Mezzo litro di latte, sì, gli iscritti l'hanno già vista 100.000 volte, però ci sono quelli nuovi che non l'hanno vista e quindi la rivediamo. Mezzo litro di latte, temperatura ambiente o freddo, 45 grammi di farina, oppure ci possono usare l'amido di mais, va benissimo, quello che volete. È un po' piena, la facciamo anche qui la besciamella, però è un po' piena la garaffa, quindi ne tiro via un bicchiere, lo metto già nelle zucchine, tanto non ci dà fastidio. Ecco, abbiamo fatto un po' di spazio per la farina. E aggiungo la farina alla garaffa. Sto lavoro si può fare anche in una ciotola, lo potete fare nel contenitore del latte, fatelo dove volete. L'importante è che mi pesate, mi misurate bene il latte e la farina. Mezzo litro di latte, 45 grammi di farina. Dentro mischiare, potete usare anche una frusta se volete. Non abbiate paura dei grumi, che non li fa. E anche se li fa, dopo li disfiamo. Ma non li fa. Gabriele, ma io la besciamella la faccio con due pentole, il latte caldo, il latte freddo, il burro, il roux, 6 pentolini e l'assistenza degli dei dell'Olimpo. No, non c'è bisogno. Nei ristoranti dovete sapere che la besciamella si fa una volta alla settimana, se ne fanno 50 litri alla volta e si fa senza burro, si fa così, solo scaldando il latte. Poi dopo, al bisogno, secondo la ricetta, si fanno le aggiunte. Alla base, quella è. Sciolta bene la farina, dentro insieme a tutto il resto. E poi direttamente sul fornello, portare a ebollizione, così si creerà direttamente la besciamella in cottura e si addenserà tutto. Mischiare un pochino. Aggiungo il sale, che prima non l'abbiamo messo, adesso non fa danni, e aspettiamo che bolle. Quando cominciate a vedere i sussulti, così dati dal calore, vi dovete stare ben attenti. Andate a girare avanti e girare tranquillamente, finché non vedete i primi vapori. Quando vedete che bolle, vedete che fa le bolle? Ecco, girate con un pochino più di insistenza, vedete che si è addensato, è diventato tutto bello lucido, un bel bianco cremoso. Gli diciamo gli ultimi giretti, però è importante che deve bollire, deve bollire almeno quei 30-40 secondi. Quando ha bollito bene, anche le zucchine si sono cotte completamente, la crema è fatta, la besciamella è fatta, evviva, via dal fornello. E aspettiamo qui per 30 secondi, girando un po' perché il fondo della pentola è molto caldo. E adesso facciamo gli strati, crema di zucchine, pasta per lasagne e formaggio.
Lo strato di crema di zucchine deve essere abbastanza consistente, tenete conto che bisogna fare circa 5 strati, perciò lo dividete per 5. Il formaggio io ho usato un casera, va bene anche il latteria, va bene il fontina, oppure la mozzarella, oppure della scamorza. Il formaggio grana deve essere buono, non quello delle bustine, questo è quello grattugiato fresco, è anche un grana stagionato, quindi se volete un buon risultato dovete usare dei buoni prodotti. La pasta all'uovo è quella fresca che vendono pronta all'uso nel banco freschi di tutti i supermercati del mondo, anche nei discount. Costa anche poco, 99 centesimi, 12 sfoglie. L'ultimo strato, qualche accorgimento per farlo un po' carino. Intanto gli piegate le corna negli angoli e le schiacciate giù, così non vi si bruceranno nel forno. Poi, siccome la teglia si allarga salendo, mettiamo una strisciolina in più per chiudere bene il buco. Il formaggio non lo metto nell'ultimo strato, però metto più crema di zucchine. Se fino adesso ne abbiamo messi 3 cucchiai, qui sopra ne metto 5. Così resterà più umido, non si seccherà sopra, non si brucerà e resterà anche più bella, ben sparpagliata. E sopra, alla fine, solo formaggio grana, ben distribuito. Adesso prendete uno spillone, un coltello, una punta del trapano del 12 e fate un po' di buchi, fatti bene, ben piazzati, così il caldo non farà fare le bubbe alla nostra lasagna. Così non si brucerà sopra. Va infornata, forno già caldo, 180-190 gradi per circa 30 minuti. Gabriele, posso usare il latte vegetale? Sì, puoi usare il latte di avena, magari non quello di riso perché è dolciastro. Gabriele, non ho pasta di lasagna? E falla con i maccheroni, che viene buonissima comunque, anzi forse è meglio, perché no? Gabriele, ci posso mettere dentro le fette di prosciutto cotto? E mettici le fette di prosciutto cotto, le zucchine grigliate. Gabriele, posso mettere le zucchine a cubettini invece che grattugiate? Fate come volete, in forno. Ma è venuta bellissima, guarda qua. È la fine del mondo. Bisognerebbe tagliarla, insomma, almeno mezz'ora dopo la cottura, così si compatta un po', resta anche si acquatta, no? Resta anche più buona, ma io non ci resisto, io non ce la posso fare. Intanto vediamo com'è venuto, guardate. Capito perché si chiama cremosa? Ma non è qualcosa di eccezionale. Un po' calda, eh? Non è che voglio scottarmi, è che scotta. E qui mi brucio, però io uso un piattino, li frego tutti. Andiamo. E tra l'altro è anche una certa ora, ragazzi, io ho fame, a quest'ora qui non ce la faccio, non posso resistere, uso un piattino perché sapete che faccio una cosa bestia adesso mi scotto dalla bocca in giù. Fuma ancora, il profumo è incredibile, molto delicata, si vede anche come colore, anche come sapore, secondo me scotta, molto buona, gli ha fatto molto bene quella cipollina che gli ho messo e il formaggio, che deve essere abbondante. Davvero buona, consigliatissima. Io ne ho assaggiato un pezzetto, per poco mi ustiono. Quindi dobbiamo perdere un po' di tempo. Gabriele, ma perché non ti vedo più? Ragazzi, io pubblico su YouTube, su Facebook 3-4 volte alla settimana, anche tutti i giorni in alcuni casi. Probabilmente perché vi dovete iscrivere, è tutto gratis. Iscrivetevi così vedrete me prima di altri video, perché vi proporranno prima Rapanello. Andiamo a mangiare. Assaggiare e la caccio in bocca lo stesso, la fame è una brutta bestia. Ti vediamo tutti che stai masticando ancora prima di iniziare. Devo tirarmi su.